MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Ci troviamo a Sasso Marconi in provincia di Bologna per raccontarvi la Sasso Race. Sasso Marconi deve il suo nome alla rupe che sovrasta le valli del Reno e del Setta, il Sasso, e naturalmente a Guglielmo Marconi, lo scienziato che inventò la radio e la comunicazione senza fili. Di grande fascino la visita a Villa Griffone che, insieme al mausoleo dello scienziato, ospita il Museo Marconi. Una zona interessante anche per i prodotti enogastronomici, rinomati i vini, le castagne e i tartufi. Nella zona degli impianti sportivi è allestita la logistica e la partenza e arrivo della decima edizione della Sasso Race, prevista per domenica 19 settembre. Nella giornata di sabato invece riflettori puntati sulle categorie giovanissimi, esordienti ed allievi. I minibiker sono pronti a sfidarsi nella Sasso Baby Race. Organizza il team Green Devils con l'infaticabile Massimo Cipriani. Intanto sono partiti i piccoli biker, questa è la categoria G2. Un grande successo questa Sasso Baby Bike, con atleti giunti da ogni parte della regione per partecipare a questo prologo della Sasso Race. Intanto continuano a susseguirsi le partenze, questi sono gli atleti appartenenti alla categoria G3. È veramente uno spettacolo vedere così tanti appassionati della mountain bike. E sicuramente tra questi piccoli appassionati ci saranno i campioni di domani. I campioni che tra qualche anno affolleranno anche le griglie di partenza delle marathon. Un percorso tracciato nella zona degli impianti sportivi con tratti fettucciati e anche qualche salita e qualche discesa. Ha piovuto un po' nel pomeriggio, il fondo è bagnato, ma sicuramente doppio divertimento per i piccoli biker. Un bellissimo evento questa Sasso Race, fortemente voluto anche dall'amministrazione comunale. Siamo molto felici come amministrazione comunale che questo evento sia di nuovo qui a Sasso Marconi, che nonostante tutte le difficoltà Covid ci sia questa energia nel nostro territorio. Per noi è ormai un evento simbolo e lo stavamo aspettando e abbiamo lavorato poi insieme agli organizzatori perché si potesse fare. E porta tantissime persone, a scoprire il nostro territorio, le nostre meravigliose colline, e porta cura perché dove passano questi ragazzi lasciano sempre meglio di come hanno trovato, e quindi un grande amore anche per i posti dove frequentano, e non per ultimo è un grande anche evento dal punto di vista commerciale e turistico per le nostre colline. E Sasso Marconi vuole essere questo, vuole questo tipo di eventi, perché fanno parte proprio dello sfruttare in modo valido il nostro territorio.
si fa attraverso la collaborazione. Vedo che qui hanno, cioè, ci sono altre associazioni che hanno collaborato, si fa attraverso la partecipazione della popolazione e si fa anche attraverso la collaborazione con l'amministrazione comunale. Siamo veramente molto felici. E felicissimi naturalmente sono anche i piccoli biker che vengono premiati anche da un grande campione come Jacopo Billi. E con la nostra sintesi andiamo a domenica mattina, dove tutto è pronto per la 10ª edizione della Sasso Race. All'interno del palazzetto dello sport si ritirano i pacchi gara, i pettorali e si espletano le ultime formalità prima della partenza. Una 10ª edizione premiata anche da tantissimi big in griglia di partenza. È una bellissima giornata, è provato percorso e appunto sicuramente il podio, poi vediamo come va, però abbiamo anche altri corridori nostri forti, vedremo dai. Vediamo di far bene oggi, una gara abbastanza veloce, saranno poco più di 2 ore, ricca di saliscendi, alcuni single track divertenti, sto abbastanza bene, quindi dai, vediamo di fare il nostro meglio come sempre. Molto più veloce, il parterre è molto agguerrito, quindi partiremo sicuramente a tutta, però è una gara che mi piace, l'ho vinta nelle ultime 2 edizioni, quindi ci tengo a, diciamo, riconfermarmi o comunque almeno a provarci. Siamo un forte team e possiamo sicuramente giocarci. La gara, ho provato qualche pezzettino, so che manca l'anello finale col dente del diavolo, che per fortuna direi, quella è una bella mazzata alla fine. E comunque dai, cercherò di fare del mio meglio come sempre e portarla a termine. Dai, speriamo sia una bella gara, percorso bello, già fatta 2 anni fa, una bella marathon, quindi siamo alle battute finali di questo Rampitec, quindi abbiamo ancora la festa della classifica, spero ormai di avercela fatta, dai. Come ha detto Francesco Casagrande, la gara è valida come 8ª prova del circuito nazionale Rampitec. Sentiamo subito Gianluca Barbieri. Sì, oggi è l'ultima gara base, e quindi le gare che sono obbligatorie per entrare in classifica, e poi aspetteremo 2 settimane per andare all'Isola d'Elba per la Capolivery Legend. Oggi ne vedremo delle belle, perché ci sono tante categorie che sono in bilico e quindi ci sarà una bella lotta tra i partecipanti. Abbiamo comunque abbiamo l'onore e il piacere di avere molti leader di categoria che sono campioni italiani, campioni europei, quindi veramente una dimostrazione che Rampitec è un grande circuito nazionale. Prontissimi in griglia di partenza anche i leader per quanto riguarda il circuito Rampitec. Oltre al Rampitec, la Sasso Race fa parte anche del circuito Hayed. Pronto Nicola Morozzi con la sua maglia di campione italiano marathon, pronti anche gli atleti del team BC Scout, e questa invece è Silvia Scipioni. Pronta anche Luisa De Lorenzo Poz, anche lei leader per quanto riguarda le Master Woman. Annabella Stropparo con la maglia di leader categoria Elite. Tutto è pronto per la partenza. 2 i percorsi, il marathon di 60 km e 1800 metri di dislivello. Intanto inquadratura per Thomas Pasqualotto del nostro team MTB Granfondo. Come dicevo, 2 i percorsi, il marathon a cui si affianca anche il percorso Granfondo di 37 km e 1020 metri di dislivello. Abbiamo visto Katarzyna Sosna, questo è Peter Prus, Torpado sul Tirol, il russo del Sudal Lee Kugan, Alexei Medvedev con il compagno di squadra Tony Longo. Questo Jacopo Billi intervistato dallo speaker Silvio Mevio. Tutto è pronto per lo start previsto per le ore 9:40. Abbiamo visto anche Mirko Pirazzoli con i suoi atleti del team Piraz Coaching. E alle ore 9:40 parte la 10ª edizione della Sasso Race. Si parte per un tracciato di 60 km e 1800 metri di dislivello.
I primi chilometri sono su fondo asfaltato verso la località Lama di Reno. Poi si inizierà a salire, prima su asfalto, poi su sterrato. Intanto davanti vediamo Daniele Mensi con dietro tutti i migliori. Scorgiamo le maglie di Francesco Failli, Peter Prus, Francesco Casagrande, Jacopo Billi. Si attraversa il centro di Sasso Marconi verso le prime asperità di giornata. La giornata è a tratti soleggiata, ottima per pedalare, ma attenzione perché si stanno avvicinando delle nubi minacciose. Vedremo cosa riserverà il meteo per la giornata di oggi, per questa decima edizione della Sasso MTB Race. Intanto il gruppo di testa è ancora tutto compatto e siamo sulle prime asperità di giornata. E sbuca dalla curva Jacopo Billi, attenzione perché l'atleta del Sudal Likugan prova ad andarsene, prova ad allungare sul gruppo di testa. Jacopo, tra l'altro, ha vinto le ultime due edizioni della Sasso Race, conosce molto molto bene il tracciato, si volta indietro e dietro ci sono Francesco Casagrande con il russo Alexei Medvedev. Portiamoci sulla nostra postazione fissa, 15° chilometro di gara e il gruppo è nuovamente compatto. Il gruppo dei migliori, formato da una quindicina di biker. Gli inseguitori sono in ritardo di un centinaio di metri. Il gruppo è tirato dal greco Pericles Ilias del DMT Racing Team con Nicola Risatti, Luca Accordi, Giulio Galli. E intanto, come da previsioni, comincia anche a piovere sul percorso della Sasso Race. Seguiamo l'azione anche di Francesco Mignoli, seguito da Daniele Malusardi, Green Devils Team, mentre questo è Thomas Pasqualotto del nostro team MTB Gran Fondo. In questo gruppo anche Nicola Morozzi e attenzione, dietro di lui c'è Annabella Stropparo che occupa la prima posizione. Per quanto riguarda la gara femminile, è inseguita a breve distanza da Katarzyna Sosna, Torpado Sud Tirol. Transita anche Daniele Messano, tutto bike team, leader Rampitech per i Master 5 con il compagno di squadra Salvatore Santa Croce, leader tra i Master 2. Mentre sempre per la gara femminile questa è Chiara Mandelli del team Space Bike. Ma lasciamo andare i biker, ora per noi un attimo di pausa, la Sasso Race torna subito dopo la pubblicità. Per te, per la tua passione, l'abbigliamento tecnico sportivo Tech Series ti garantisce la migliore traspirabilità e resistenza al vento, alla pioggia e al freddo. Tech Series è un prodotto tutto italiano che nasce dalla ricerca e sviluppo di Plastotex. Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Non fermarti mai. We'll be right back.
E continua a piovere sul percorso della Sasso MTB Race e attenzione, la telecamera intercetta Tony Longo. L'atleta trentino del Sudal Likugan si è avvantaggiato dagli avversari e ora procede da solo al comando della Sasso MTB Race. In seconda posizione c'è Daniele Mensi, mentre questi sono gli inseguitori con il Leston e Peter Prus, Torpado sul Tirol e Francesco Casagrande, Cicli Taddei. Intanto con Moto 1 recuperiamo la testa della corsa, è da solo Tony Longo. Siamo al 40esimo chilometro, ci avviciniamo anche alla riserva naturale regionale Contrafforte Pliocenico, una serie di rupi formate tra 5 e 2 milioni di anni fa. E intanto continua l'azione di Tony Longo, sempre davanti a tutti in questa decima edizione della Sasso Race. Fortunatamente non piove più e il fondo, nonostante tutto, ha tenuto molto bene. Non c'è moltissimo fango e si procede comunque a velocità molto elevate. In seconda posizione, attenzione, si è portato Daniele Mensi, che ha un ritardo di circa un minuto dal compagno di squadra. Terza posizione per Leston e Peter Prus, Torpado sul Tirol, che deve fare però attenzione perché alle sue spalle c'è un agguerrito Francesco Casagrande, Cicli Taddei. Francesco indossa la maglia di leader Rampitech per quanto riguarda la classifica Elite. Quinta posizione per il russo del Sudal Likugan, Alexei Medvedev. Sesto posto per Stefano Valdrighi, seguito da Jacopo Billi. Mancano poco meno di 10 km all'arrivo e Tony Longo è sempre davanti a tutti. Ma facciamo partire il cronometro e deve passare oltre un minuto per vedere Peter Prus in seconda posizione con alle spalle Francesco Casagrande. Non vediamo più Daniele Mensi, ma andiamo subito a Sasso Marconi per attendere il vincitore ed è proprio lui, il trentino del Sudal Likugan. Braccia al cielo per Tony Longo che va a vincere la Sasso Race con il tempo di 2 ore, 31 minuti, 54 secondi, eccolo intervistato da Silvio Mevio. E si sprinta per la seconda posizione, alla meglio Francesco Casagrande, Cicli Taddei, sull'Estone Peter Prus del Torpado sul Tirol. Bravo Francesco che mantiene così la maglia di leader del circuito Rampitech. E sale sul terzo gradino del podio il russo Alexei Medvedev. Dopo le due vittorie dello scorso fine settimana, oggi si deve accontentare della terza posizione. Quarto posto per un altro atleta Sudal Likugan, si tratta di Jacopo Billi. E gli atleti sono veramente delle maschere di fango. Chiude in sesta posizione Stefano Valdrighi. Settimo posto per Daniele Mensi, entrambi del Sudal Likugan. Mandiamo subito alla cerimonia floreale, dove al terzo posto c'è Peter Prus del Torpado sul Tirol, al secondo Francesco Casagrande della Cicli Taddei e il vincitore Tony Longo, Sudal Likugan. Ma torniamo subito sul percorso di gara per attendere anche l'epilogo della gara femminile. Intanto arriva anche Filippo Ceci, Master 4, mentre questo è Nicola Morozzi. E attenzione per la gara femminile, braccia al cielo per la lituana Katarzyna Sosna del Torpado sul Tirol. Brava Katarzyna che si aggiudica la gara con il tempo di 3 ore, 8 minuti, 41 secondi. Arrivo anche per Daniele Messano, leader Rampitech Master 5. E attenzione, in seconda posizione chiude Silvia Scipioni della Cicli Taddei con la maglia di campionessa europea per quanto riguarda le donne master. Mentre sale sul terzo gradino del podio la colombiana Monica Calderon Martinez del team Kamikaze.
Cerimonia floreale con al terzo posto Monica Calderon Martinez, team Kamikaze, al secondo Silvia Scipioni della Cicli Taddei e la vincitrice di oggi, la lituana del Torpado Südtirol, Katarzyna Sosna. E da Sasso Marconi, provincia di Bologna, per quest'anno è tutto. La Sasso Race vi dà appuntamento al prossimo anno. Un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna la prossima settimana. Altri arrivi. MTB Gran Fondo, in collaborazione con...